Buongiorno amici di Un Passo dalla Vetta, con l'escursione di oggi ci troviamo a Crocefieschi, quindi siamo in Liguria, e più precisamente ci troviamo al Colle di Martellona. Colle di Martellona è un valico posto a un'altitudine di circa 760 metri sul livello del mare che mette in comunicazione appunto Crocefieschi con la Val Brevenna. E dal Colle di Martellona parte il nostro sentiero di giornata, che è quello contrassegnato dal segnavia doppio rombo giallo vuoto che permette di raggiungere il Monte Maggio. Il primo tratto del nostro percorso è estremamente piacevole e si sviluppa pressoché interamente all'interno del bosco. Successivamente si raggiunge un tratto di sentiero su Puddinga, quindi sul conglomerato, che è leggermente esposto, e proprio per questo motivo troverete delle protezioni ai margini del sentiero. Da questo punto vi consiglio di fermarvi perché si gode una vista veramente splendida su Crocefieschi, sul valico di Martellona e sul crinale del Monte Schigonzo e Proventino in lontananza sulle montagne della dorsale dell'Ebro. Superato questo breve tratto panoramico, il sentiero torna di nuovo ad immergersi nel bosco e procede con alcuni saliscendi fino a raggiungere molto velocemente un importante bivio. Si tratta del bivio tra il sentiero per il Monte Maggio e quello per il Monte Pianetto. Noi al bivio ci teniamo a sinistra e quindi proseguiamo risalendo le pendici settentrionali del Monte Suia su una traccia di sentiero che si fa ora più stretta. Dopo questo tratto di salita, il nostro sentiero, che è contraddistinto sempre dal segnavia dei due rombi gialli vuoti,
si innesta lungo la cosiddetta Costa Suglia e alterna tratti brevi di discesa ad altrettanto brevi tratti di salita che si susseguono, creando così continui saliscendi lungo questa dorsale. Il percorso si mantiene prevalentemente all'interno del bosco e si alterna tra il lato occidentale e il lato orientale della costa. Sono presenti lungo il percorso un paio di colletti panoramici da cui si può ammirare una splendida vista in direzione della Val Brevetta. Dopo aver superato la Colla delle Fascine si incontra un sentiero che sopraggiunge dalla frazione di Sorrivi e poco dopo si incontra un altro importante bivio che è quello tra il sentiero che conduce a Savignone e alla colonia di Montemaggio che si trova sulla destra e invece la più sottile traccia che sale alla volta del Montemaggio. Da questo punto il sentiero cambia conformazione e da piacevole e comodo come è stato fino a questo punto inizia a farsi leggermente più impegnativo. La traccia di sentiero si fa più stretta e servendosi di alcuni stretti tornanti permette rapidamente di guadagnare quota mantenendosi sempre all'interno del bosco.
si raggiunge l'uscita del bosco in corrispondenza dell'anticima del Monte Maggio, che costituisce uno splendido punto panoramico da cui la vista si apre in direzione della Valle Scrivia, in particolare di Savignone, che è ben visibile al di sotto del sentiero, dominata dal castello e dalla cima del Monte Pianetto. Molto velocemente si raggiunge così la cima del Monte Maggio, situata ad un'altitudine di 981 metri sul livello del mare e su cui troviamo ad attenderci una panchina di legno. Dalla vetta della montagna la vista è piacevole sulla Valle Scrivia, in particolare sulla frazione di Casella che si trova proprio ai piedi della montagna, sui forti di Genova che si intravedono in lontananza e che preannunciano il Mar Ligure, che nelle giornate ovviamente terza e assolutamente più invisibile, si può anche godere di una bella vista della piramide del Monte Albesisa. Proseguendo oltre la vetta del Monte Maggio, il sentiero inizia leggermente a scendere e dopo aver superato un pilone votivo conduce nei pressi del Pianoro, dove si trova la chiesa della Madonna del Sacro Cuore. E nei pressi della chiesa c'è anche qui un'area di sosta e si può ammirare un altro splendido panorama sulla Valle Scrivia. Fare ritorno a Crocefieschi, seguiamo esattamente lo stesso percorso dell'andata che ci conduce tranquillamente, anche piuttosto velocemente, al Colle di Martellona da cui siamo partiti. Noi vi diamo appuntamento alla prossima camminata. Ciao!